Guarda che capelli, Silvia. Che vento. Oggi vi racconto la mia esperienza di volontariato in Islanda. Questo è l'alloggio che in 10 giorni per noi è diventata casa. Il salotto dove discutevamo le sorti dell'universo. Grazie a questa casa e alla compagnia anche nei giorni di pioggia ci siamo divertiti tantissimo. E la casa si trovava nel bellissimo giardino botanico di Reykjavik. E oggi è il primo giorno di camp. Ci hanno spiegato un po' le robe che faremo. E tra poco andiamo a fare un giro a Reykjavik. Chill. Silvia, attenta. Mio Dio. No, se ne vanno. Put a plaster there and I'll sign your cast. In the liner notes at the end. Questi giardini allora, Silvia. Mi hanno soddisfatta. Abbastanza molto carini. Abbastanza cottage. Yes. E sono pure gratis, quindi se venite a Reykjavik ci sta. C'è qualcosa di speciale nel vedere la città con gli occhi di chi la vive. Raga, adesso andiamo in un posto iconico. Se siete fan di Wes Anderson, conoscete Accidentally Wes. Ci sono un paio di posti nel libro, nel loro Instagram qua a Reykjavik. Questo è uno di quelli. Bello per vedere anche i posti più turistici con uno sguardo diverso. Adesso che abbiamo trovato lo skate spot di Reykjavik, possiamo trasferirci, dai. Sono perdutamente innamorato di tutte le case di Reykjavik e dell'Islanda in generale. I dettagli, le forme, i colori sono fantastiche. Io e Silvia abbiamo passato ore a camminare tra le case guardando i dettagli. Raga, abbiamo fatto un giro nel quartiere con le case più vecchie di Reykjavik e straccare, cioè io giuro, Silvia, anche tu fotograferesti tutte le case. Sì, che troppo belle. Abbiamo tipo le memorie piene di foto di case. A me piacciono un sacco i giardinetti, le terrazzine. Comunque adesso siamo nel posto più famoso per l'hot dog qua, direi in tutta l'Islanda. Praticamente hot dog qua è l'unica parola su cui discutono, come si dice in un modo o nell'altro. E infatti l'insegna da un lato c'è scritto pilsa e dall'altro c'è scritto pulsa. Scrivete nei commenti secondo voi quale preferite. Praticamente il pasto più economico della città. Spend the bag. Let's go. Yo. Don't be shy. Hands behind your back. Open the bag now. 3, 2, 1, action. Ma torniamo al tema principale di questo video, cioè il volontariato. Una delle attività del nostro laboratorio era trash hunting. Ci sono stati diversi momenti di pulizia dell'ambiente, uno di questi in giro per Reykjavik. Se ci vedete documentare tutto è anche perché molti musei, in cambio del nostro servizio, con le prove delle foto che abbiamo pulito, ci danno biglietti gratis per entrare.
che sia chiaro, questo non è il motivo per cui facciamo trash hunting, però non è male. Benvenuti a Snack in Comune, oggi proviamo questa barretta che ci hanno regalato Prince Paul della Mondelez come la Milka, quindi grande aspettativa. Un altro momento molto bello di questi 10 giorni è stata la visita all'Open Air Museum. Ciao, non ti avevo visto. Stavo aspettando che arrivasse il mio cocchiere, che facciamo un giro nell'Open Air Museum qua a Reykjavik, che rappresenta qua come era una volta il luogo. Però i cavalli non erano così di legno, tranquilli. Ne vedremo anche animali veri. Let's go! What have you heard about this place so far? La guida è stata fantastica, ha parlato un sacco bene, è stato molto simpatico, divertente e ha reso la visita un sacco bella. È stato strano immedesimarsi nelle persone che vivevano a Reykjavik o in Islanda quando questa era ancora sconosciuta a tutto il mondo. Avevano un modo di vita completamente diverso da quello che conosciamo noi. Silvia, come la chiami? Cosa ci preparerai oggi? Oggi vi preparo un tè. Ho già messo l'acqua a bollire, come potete vedere. E adesso preparo le tazzine. Al rientro dell'Open Air Museum quella sera ci sarebbe stata la cena internazionale dove ognuno di noi avrebbe cucinato un piatto del suo paese. Ho filmato solo la preparazione perché poi ero impegnato a mangiare durante la cena. Oh my god, oggi. Dopo cena siamo saliti in furgone alla ricerca dell'aurora boreale. Yeah, kinda. Yeah, let's show my new hat. So cute. Thank you, but please don't follow me. Some? Gauche, droite, gauche. Destra, finestra. Perché nel programma di SIDS era prevista una sera di aurora hunting. Chiaramente non è una cosa che possono garantire 100%. E infatti è stato un po' un fallimento perché di aurora non se n'è vista. Tranne che con le videocamere. Ma la sera dopo, quando meno ce l'aspettavamo, qualcuno arriva in sala gridando «Raga, uscite!» e c'era l'aurora fuori nel nostro giardino. È stato bellissimo. È sempre così, raga, le cose belle arrivano quando meno ce l'aspettiamo e quando non insistiamo perché arrivino. Raga, siamo qui con la regina del thrift shopping in Reykjavik. Ci porta a fare il tour del thrift shop. Best stuff about this store? Poo with a bag. Silvia, tu cosa cerchi? Andando a raccogliere un po' di immondizia. Si sa, l'Islanda è un paese troppo sporco. No, a parte gli scherzi. Ci divertiamo.
oltre che la spazzatura in città, abbiamo raccolto le immondizie anche da un'altra parte, ma questo sarà per un altro video. Intanto ringrazio veramente di cuore Seeds, perché questa è stata un'esperienza indimenticabile. Raga, c'era un tramonto stupendo, ma eravamo in piscina a chillare, ce lo siamo persi. Speriamo ci sia almeno un altro tramonto così nel viaggio per fare un po' di content. Tranquilli che i video non si fermano di certo qui, c'è ancora tanto da farvi vedere. Spero questo vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.